Dinanzi a pochi intimi si chiude al Ciro Vigorito il sipario sulla stagione giallorossa. Benevento Barletta, ultimo atto di un'annata, quella giallorossa contrassegnata dalla grave perdita di mister Carmelo Imbriani, ricordato oggi con una stilizzazione sulle 18 casacche dei padroni di casa. Partita senza stimoli, con i destini già ben definiti, ma che i due allenatori hanno cercato comunque di rendere viva inserendo diversi titolari. 0-0 il risultato finale, frutto di un incontro dove nessuno realmente è riuscito a prevalere sull'altro. Il Benevento spinge subito e ci prova due volte con buon aiuto. All'11esimo la sua conclusione dopo uno spunto personale imprecisa e al 16esimo viene chiuso al momento di concludere. Passa un minuto e arriva la risposta del Barletta con Simoncelli, che sfrutta un disimpegno sbagliato di Siniscalchi, che poi rimedia deviando in angolo. Al 35esimo un netto fallo di mano in aria biancorossa non viene ravvisato dal direttore di gara. I giallorossi tentano di tenere viva l'attenzione sulla gara e con Marotta ci provano, prima al 36esimo con una mezza girata deviata in angolo e poi a 3 minuti dal termine del tempo con un'azione personale conclusa tra le braccia di Liverani. Il tempo si chiude con una combinazione Marotta-Mancosu, la conclusione di quest'ultimo è preda del numero 1 pugliese. La ripresa resta interessante soprattutto per i cori incessanti del manipolo di tifosi giallorossi in curva sud che imperterriti continuano ad incitare. Inizio di tempo di marca pugliese con una punizione pericolosa dalla sinistra di Allegretti ed una conclusione al lato di Cicerelli. Intorno al quarto d'ora, dopo una bella incornata di Cristiani alta sulla traversa, il Benevento resta in 10 per l'espulsione di Montiel, che becca il secondo giallo per simulazione. L'inferiorità numerica non scoraggia i giallorossi. Al 21esimo conclusione di Mancosu, ben servito da Marotta. Liverani deve in corner. Sul susseguente angolo ci prova Cristiani in mezzo girata, palla di poco alta sulla traversa. Il Barletta risponde con Simoncelli, che dinanzi a Baikan calcia fuori. Ad un quarto d'ora dalla fine, incornata di Mengoni su calcio d'angolo, Liverani c'è. Il finale è tutto di marca biancorossa, ma nelle tre occasioni l'estremo giallorosso Baikan dice di no, prima a Carretta in due occasioni e poi a Molina con una parata in due tempi. Nei minuti finali mister Carboni concede la passerella ai giovani Caranci ed Andrea. Gara e campionato terminano dopo 3 inutili minuti di recupero. Da domani non sarà più il campo a parlare.